Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di un'importante retrospettiva commerciale. Commodore 64 contro Atari 800 XL. Uno scontro commerciale mitico e titanico che ebbe a detonare negli Stati Uniti d'America nel 1983, nel lontanissimo 1983, tra Commodore ed Atari, per la conquista del best seller home computer, e che questo scontro ebbe a causare enormi riflessi anche sul mercato videoludico delle console di gioco in tutto il Nord America. In Italia questo scontro commerciale non ebbe ad udirsi, c'era ancora Commodore VIC-20, mentre i computer Atari in Italia erano assai più costosi di Commodore VIC-20. Inoltre il consumatore italiano non ebbe a giovarsi dei ribassi di prezzo che vi furono negli Stati Uniti, semplicemente perché la lira svalutata non permetteva agli italiani di comprare alta tecnologia made in USA. Inoltre l'IVA al 18% frenava l'acquisto di questi generi di consumo. In USA, invece, la lotta tra Commodore ed Atari sul ribasso dei prezzi spinto da Tramiel in Commodore detonò negli Stati Uniti d'America e in Canada in una vera e propria guerra commerciale che ebbe un grosso impatto sul mercato, tanto che dopo un anno e qualche cosa, Atari ne ebbe ad uscire con le ossa rotte, finendo venduta in uno spezzatino da Time Warner. Mentre Commodore non ebbe a subire danni dalla guerra commerciale decretata da Tramiel, essendo riuscita la Commodore a conquistarsi il mercato e ad avvantaggiarsi anche dell'economia di scala e dimensione della MOS Technology, che era di proprietà Commodore. Guerra commerciale degli home computer tra Commodore ed Atari coinvolse anche il segmento delle console di gioco, dove Atari era da sempre molto forte, ma finì per prendere pesanti mazzate da Commodore. Questo podcast se ne capiranno rapidamente le ragioni commerciali. Dunque, andiamo con ordine. Non starò a tediarvi più di tanto con i dati tecnici del biscottone, che sono sicuramente noti a tutti, quindi li ricorderò rapidamente. Commodore 64 con CPU 6510 ad 1 MHz, 64K di RAM, 20K di ROM, risoluzione video 320x200 a 16 colori con 8 sprite, 4 voci di uscita. Decisamente meno noto in Italia è Atari 800 XL con CPU 6502 ad 1.7 MHz, 64K di RAM, 16K di ROM, risoluzione video 384 pixel a 256 colori, 4 voci di uscita. Questo hardware Atari ebbe a sgrognarsi direttamente con Commodore 64 e nemmeno a dirlo Atari 800 XL finì commercialmente con le ossa rotte, trascinando tutta l'azienda Atari in una grave crisi finanziaria, tanto che poi l'azienda finì svenduta in uno spezzatino da Time Warner, che era l'azionista principale. Quali erano le differenze tra Commodore 64 ed Atari 800 XL? Vediamole una per una. Atari 800 XL potremmo definirlo in due parole il Commodore 64 dell'Atari. Le due macchine esteticamente erano molto simili, i colori erano diversi, ma la filosofia di progettazione era la stessa. Atari 800 XL aveva 0.7 MHz in più di clock. Tutte e due le macchine avevano 64K di RAM, tutte e due le macchine avevano il BASIC in ROM, tutte e due le macchine erano chiuse con motherboard al primo piano e tastiera al secondo piano ed alimentatore esterno. Tutte e due le macchine potevano essere agganciate a monitor, disk drive, registratori, stampanti. Commodore 64 il mercato lo ebbe a scoprire a sue spese alcuni anni dopo. Ecco, i disk drive di Commodore 64 erano inaffidabili, inoltre Commodore 64 poteva usare solo i registratori Commodore. Atari 800 XL rimase costante ad un prezzo di listino di $899 nel 1983, mentre il Commodore 64 da gennaio del 1983 fino a giugno del 1983 costava $499, ossia il 44% in meno di Atari 800 XL. Poi da giugno 1983 Commodore 64 scese ulteriormente di prezzo ad appena $300,
costando addirittura il 66% in meno di Atari 800 XL. Non c'era partita per Atari 800 XL, che a dicembre del 1983 fu ritirato dal mercato e che era rimasto invenduto, mentre il Commodore 64 era l'home computer best seller che aveva cannibalizzato anche una larga fetta del mercato delle console di gioco casalinghe di Atari. Sì, perché i consumatori americani che volevano un home computer comprarono in massa il Commodore 64 perché costava il 66% in meno dell'Atari 800 XL. Consumatori americani che volevano una console di gioco per Natale 1983, ecco, comprarono un Commodore 64 perché costava tanto quanto una console di gioco Atari, ma il Commodore 64 era un home computer ed era programmabile in BASIC, mentre la console di gioco Atari non lo era. Inoltre il Commodore 64 poteva anche supportare dei primordiali programmi di produttività personale come Word Processor e Spreadsheet, mentre le console di gioco Atari non potevano. Inoltre il software per Commodore 64 poteva essere facilmente copiato con una cassetta ed una doppia piastra dei registratori, a differenza delle cartucce per le console Atari. Queste furono le cause della crisi o crack dei videogiochi del 1983. Evento noto anche come lo shock Atari, ossia l'improvviso crollo del mercato dei videogiochi in Nord America, sia nelle console di gioco quanto nelle sale giochi. Questo vuoto di mercato durò per 3 anni, durante il quale il mercato videoludico delle console ebbe a ristagnare. Scorriamo adesso i due manuali in inglese per fare un viaggio nel tempo tra le due macchine, ricordando che Atari 800 XL costava $899, mentre Commodore 64 costava $300. Eccolo qui il manuale dell'Atari 800, è veramente scarno, appena 24 pagine, non c'è praticamente nulla, quindi per il prezzo che c'era era veramente infimo questo manuale. In cui abbiamo la presentazione del computer, eccolo qui, la tastiera con le varie funzioncine, come diciamo gli spinotti, a cosa servivano e dove collegarlo, tante belle fotografie, ma poi vedremo che non c'è praticamente nulla, come attaccarlo praticamente alla televisione, cosa fare, i vari tasti, seguire le varie procedure per caricare, qualche informazioncina sulla tastiera, c'era da metterci la cartuccia, e la cartuccia era una specie di programma che si poteva praticamente processare, le funzioni della tastiera, tasti funzione, qualche aggeggino colorato, non c'era praticamente nulla nel manuale. Ecco, si scorre, siamo già arrivati alla fine, ecco, per $899 come manuale faceva veramente schifo. Eccoci invece al manuale del Commodore 64, è in inglese perché ovviamente ci stiamo riferendo a un periodo particolare del momento storico della guerra commerciale, quindi accaduta sul mercato americano, di conseguenza si doveva andare a confrontare il manuale Commodore 64 User Guide in inglese. Andiamo a vedere, è un bel manuale questo, si discosta un po' dal manuale quello in italiano, ma comunque è un ottimo manuale che gli dà la polvere a quattro IO dell'Atari 800 XL. Eccolo qui, il setup, come installare la macchina, come iniziare a fare le cose diciamo con il computer, incominciare la programmazione in BASIC, imparare la programmazione in BASIC avanzata, i comandi del colore di grafica, la pianina spiegata, gli sprite, che ovviamente erano, questo è il corso di grafica avanzata, perché in tutti i BASIC questi erano diciamo grafica, informazioni di programmazione avanzata, l'utilizzo e la creazione del suono, la gestione degli archivi su dischi, e poi abbiamo una serie di appendici, quindi una serie è piuttosto simile a quello del manuale in italiano, ma come vedremo ci saranno delle differenze. Scorriamo velocemente, andiamo a vedere un manuale decisamente completo dove si va a spacchettare il computer e si vede tutti gli spinotti, quindi scorre velocemente perché tanto ormai qui si sa tutto del Commodore 64, quindi non c'è bisogno di andare a imparare nulla. Se volete potete andare a vedere, c'è il manuale in italiano, qui si scorre semplicemente il manuale in inglese per vedere le differenze che c'erano tra il bel manuale in inglese proposto diciamo agli utenti dalla Commodore, mentre invece l'obbrobio amorfo
livello che era stato proposto dall'Atari, che oltre a costare un botto era proprio un 3 e non c'era nulla. Quindi già si dà le istruzioni su come fare le prime programmazioni col tasto print. Vediamo rapidamente la funzione print. Ecco, e si incomincia a programmare il go to if then acicli. Ok, via, corriamo veloce veloce, next step. Quindi veniva spiegato praticamente come programmare con esempi pratici e con la sintassi, quindi sintassi astratta, la spiegazione basic avanzato, i diciamo i comandi input e get. Vediamo un po' animazioni. Ok, scorriamo rapidamente, papam papam papam. Ok, vediamo un po' qui colori avanzati e grafici, comandi diciamo di grafica avanzata con i colori. Ok, qui già si vede che c'erano indubbiamente un manuale con i fiocchi. Qui veniva spiegato il basic agli propri utenti che potevano incominciare a programmarci oltre a sfruttare i tantissimi giochi. Gli sprite, eccoli qui, venivano spiegati. Gli sprite non era da tutti, questo era basic avanzato, grafica avanzata, non tutti i manuali ce l'avevano. Ok, andiamo innanzitutto la creazione del suono, come creare il suono, come POC, qui pick e POC, non cambia niente rispetto al manuale in italiano, con le varie note e quant'altro, come suonare praticamente con il Commodore 64, le varie melodie, l'utilizzo dei file, che però questa era la parte forse un po' meno importante, un po' più frustrante, perché gli archivi per il Commodore 64 sono sempre stati un grosso problema, il registratore era lento e i disk drive si spaccavano, ma questo poi lo dovrebbero scoprire gli utenti. Qui venivano dati dei listati, appendici, eccole qua, l'appendici, cosa ci si poteva mettere, il software, l'educazione, l'utilizzo delle cassette, come utilizzarlo. Ok, il Commodore 64 Basic, qui veniva diciamo un'altra volta rispiegato il Basic con tutti gli operatori comando per comando in astratto con la spiegazione e con un esempio, quindi c'era tutto il Basic che veniva rispiegato un'altra volta in modo sintassi, con tutta la sintassi, se diciamo la parte diciamo precedente non era stata presa con diciamo in tutti i comandi, lo si poteva ritrovare in questo riassunto. L'appendice sul codice ASCII, abbiamo qui i tasti funzione, eccoli qui, ecco il codice ASCII e i tasti diciamo di i tasti grafici. Ok, i colori, cioè i colori e la forma dello schermo, le funzioni di matematica che potevano essere calcolate e poi una serie di appendici relativi agli spinotti, contatti elettrici, piedi natura e quant'altro. Un listato che veniva dato, un po' strano dare il listato, immaginatevi di poter dare a scrivere tutta questa roba qui, indubbiamente, ecco. Forse era meglio dare su cassetta o su disco. Come convertire messaggi di errore, note musicali, eccoci qua. Bibliografia, se uno eventualmente voleva andare a approfondire il manuale, diciamo fatto bene, però diciamo quello italiano a mio avviso è migliore. Comunque questo era decisamente meglio. Commodore 64, controlli di sonoro, era decisamente molte spanne sopra il manuale dell'Atari 800, che oltre a costare un botto di più non c'era praticamente nulla, e come macchina praticamente era equivalente a questa, ma questa costava di meno e c'era anche un bel manuale, ragione per cui il Commodore 64 ebbe a scavare la fossa all'Atari 800. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.